Benvenuti in questo nuovo video, diciamo un po' misto perché ci sarà un po' di post partita che non ho fatto ieri e anche le pagelle. Incominciamo comunque dal post partita. Credo che è stata una bella partita, almeno per i tifosi neutrali, perché comunque vedere due squadre che giocano bene al calcio, perché secondo me ieri c'è stato proprio due squadre che sanno giocare bene al calcio. L'unica cosa che, vabbè, noi ci abbiamo avuto Traoré che ha fatto il fenomeno, questo bisogna dirlo. Consigli che ha fatto pure il fenomeno. La difesa ha fatto quello che poteva, però comunque il gol credo che era inevitabile con la difesa che abbiamo. E con loro, quelli della Fiorentina, che erano molto nervosi. Cioè, infatti, quando c'erano alcune scelte arbitrarie a favore nostro, cioè loro si surriscaldavano molto. È vero che anche noi c'avevamo il nostro Lopez che era molto nervoso, però secondo me l'arbitro ha valutato anche questo prima di dare il rosso a Bonaventura. Poi è vero che bisogna sempre vedere quello che effettivamente le ha detto, però tra che loro si incavolavano un po' sempre per le decisioni. Lui che ha detto qualcosa, non sappiamo che cosa, quindi diciamo che secondo me è stato un miscuglio di cose, quindi poi loro sono andati in 10 e anche in 10 contro 11 noi come dei babbi ci siamo riusciti a fargli fare gol. Però l'importante è che poi subito dopo abbiamo attaccato più noi, li abbiamo schiacciati nella loro praticamente area di rigore e il gol è arrivato. Questo è un attimino il riassunto della partita. Ora comunque cominciamo con le pagelle. Consigli voto 6 e mezzo, cioè ha parato l'impossibile, davvero ha parato davvero l'impossibile, quindi tanta roba questo consiglio, sperando che rimane così più lungo possibile, perché a noi ci serve un portiere così, visto che è già la seconda volta che ci fa delle super prestazioni e così via. Muldur, 5 e mezzo. Io ci voglio dare un 5 e mezzo perché comunque quel cross che poi comunque è entrato dentro l'ha fatto fare lui, quindi poi sinceramente un po' in difficoltà lo era. Poi è vero che sul giocatore c'erano due, Muldu e Lopez, però diciamo che quell'uomo là, visto che era dalla sua parte e visto che Lopez è un centrocampista, voglio dare leggermente più di colpa a Muldur, quindi 5 e mezzo. Anche se, come già detto, per tutta la partita un po' è stato in difficoltà, quindi va bene così, dai, 5 e mezzo e va bene. Kirikas ha fatto qualche suo classico errore, però stavolta non è stato decisivo, per fortuna. Però poi comunque ha fatto degli interventi ottimi, ha fatto degli ottimi interventi, e quindi per me comunque va sul 6, perché comunque qualche errorino qua e là l'ha fatto, e questo bisogna ammetterlo. Ferrari, il classico muro. Poi in più se poi ci mettiamo anche che stava per segnare anche il suo ennesimo gol di testa, che gli vogliamo dire? Per me 6 e mezzo. Se poi in più entrava quella palla era proprio da 7 e mezzo e via. Però visto che
era un po' centrale, il portiere l'ha parata facilmente, va sul 6 e mezzo. Kyriakopoulos, su Kyriakopoulos, cioè difensivamente parlando, è un mostro. Poi in più va anche spesso in attacco, prova anche dei tiri, ma deve migliorare proprio sul tiro, proprio sulla precisione, proprio sulla potenza del tiro, perché quanti tiri ha fatto Kyriakopoulos? E comunque, anche se un terzino lo ricordo, è ancora 0 gol. Ok, che dovrebbe essere normale che un terzino abbia ancora 0 gol, però con tutti i tiri che ha fatto, sinceramente, forse bisognava che qualcuno la butti dentro. Però per il resto va tutto bene, e quindi per me va anche lui sul 6 e mezzo. L'unica cosa è il tiro, che boh, va bene così. Frattesi, è ritornato il vecchio Frattesi. Si è preso due partite di pausa, che due partite che non ha fatto chissà che cosa. Però ora comunque in questa partita è ritornato e vedremo quello che saprà dare. Quindi comunque voto sul 6 e mezzo anche lui, perché ha fatto un'ottima, ottima partita. Lopez ammonito per un fallo che poi comunque si è visto dopo che era molto nervoso, infatti è andato tutta la squadra a calmarlo praticamente, perché altrimenti c'era anche il rischio che estraeva il cartellino rosso l'arbitro da quando era nervoso. Però diciamo che tutto sommato anche lui ha fatto la sua classica partita. Unica cosa è che visto che non ci sarà Lopez alla prossima partita, perché è squalificato, vedremo chi ci sarà al suo posto. Molto probabilmente ci sarà Rui, però vedremo. Berardi, cosa vogliamo dire su Berardi? Poi comunque bisogna anche dire che Kyriakopoulos ha fatto anche l'assist per trovare, che poi comunque ne parliamo, però comunque va sempre sul 6 e mezzo il voto di Kyriakopoulos. Berardi, classica partita da Berardi, anche lui ha fatto bene in questa partita, ha fatto bene difficilmente comunque, come avete capito. In questa partita ho visto un giocatore del Sassuolo che giocava male, però diciamo che Berardi forse è l'uomo più costante che abbiamo, visto che praticamente dicono che è il migliore esterno della Serie A e anche italiano. Quindi va bene, anche oggi comunque ha fatto una bellissima prestazione, assist, tiri, più una che ne metta. Quindi che gli vogliamo dire a questo giocatore? Comunque un voto va sul 6, va sul 7, scusate, va sul 7. Raspadori, su Raspadori anche lui l'ho visto tanti in palla, infatti ha tirato un paio di volte anche lui in porta. L'unica cosa è che quando tirava sempre addosso al portiere. Cioè, vedi che c'è il portiere praticamente a terra, prova un pallonetto, prova un qualcosa, non provare sempre di tirare raso terra. Però dopo detto questo, mi può anche andare bene la prestazione di Raspadori, voto 6. Traoré, che gli vogliamo dire a Traoré? Da quando è ritornato dalla Coppa d'Africa è diventato un fenomeno, è diventato un fenomeno davvero. Cioè, quel gol che tutto comunque hanno paragonato quel gol ad un gol di Mbappé, che sinceramente non l'ho visto, forse dicevano il gol di Mbappé di Champions League.
Però, cioè, alla fine, che gli vogliamo dire? Cioè, hai cercato anche di segnare di testa che solo la traversa ha preso di testa, però alla fine boh, sembra un altro giocatore, ma davvero un altro giocatore. Voto che gli vogliamo dare a Traoré 8, cioè io ci vorrei dare 8 soltanto per il bellissimo gol che ha fatto. Scamacca, cioè, un paio di partite che sta provando comunque a avere continuità di segnare di testa. Direi finalmente qualcuno che comunque si è svegliato oltre a Ferrare a provare a segnare di testa. Era anche l'ora, devo essere sincero. Quindi va bene così che ci prova. È vero che non è la sua specialità, però era anche l'ora. Vabbè, poi oltre a Scamacca ci ha provato, come già detto, anche Traoré, però finalmente che qualcuno ci prova di testa, perché è proprio questo quello che ci mancano, i gol di testa. E finalmente qualcuno forse l'ha capito o qualcosa, però va bene così. Cambi, vabbè, ci sono stati due cambi. Uno è Enrique, che sinceramente non l'ho visto più di tanto, a parte spazzare via una palla in difesa. E poi l'altro De Frari, che si può dire l'uomo del 90° minuto, visto che comunque tutti quelli che ha fatto in questa stagione sono sempre stati al 90° minuto entrando dalla panchina, chissà perché. Però, cioè, alla fine quel gol ci ha comunque portato alla vittoria, bella per lui. Quindi, cioè, finché De Frel entra e segna, per me mi può anche andare bene. Però ci deve segnare di più De Frel. Non come ho fatto finora, che ha fatto due gol per caso, tutti e due 90° minuto. È vero che potevano essere tre gol per caso, però se incomincia a segnare con continuità e magari anche fare il Caicedo della situazione, perché no? Però va bene così. Squadra, diciamo che la squadra ha giocato bene, la squadra del Sassuolo ha sofferto quando devo soffrire. L'unica cosa che non riesco proprio a mandare giù che in 10 contro 11, a 3 minuti dalla fine, 2 minuti dalla fine, abbiamo subito quel gol in 10 contro 11. Quella proprio non mi è andata giù. Poi per fortuna che comunque il Sassuolo ha avuto una reazione subito. Siamo andati subito a cercare i gol, l'abbiamo trovato e comunque ci siamo portati a casa la vittoria. Quindi va bene così, però magari Dionisio deve affrontare quella cosa del blackout, perché noi in ogni partita c'è sicuramente un blackout, perché non si può che in ogni fottutissima partita, a parte una, quella contro l'Inter, prendiamo sempre gol. Quindi magari pensiamo alla testa a come risolvere questa cosa mentale, perché secondo me è proprio una cosa mentale. Dionisi, se comunque i giocatori hanno giocato così, è anche grazie a lui. Se poi in più mettiamo che lui ha fatto solamente due cambi, che poteva essere una cosa molto rischiosa, beh, allora vuol dire che forse ha lavorato un po' nella testa, però bisogna ancora lavorare in testa, ancora. Quindi comunque voto 7,5, perché comunque l'ha preparata benissimo, questo bisogna ammetterlo. Arbitro,
non ha fischiato molti falli sia da una parte sia dall'altra. Quindi, cioè, secondo me ha avuto più o meno lo stesso metro di giudizio. Mettiamo anche un po' sbagliato, però alla fine mi può anche andare bene così. Sul fallo, come già detto prima, secondo me ha valutato tante cose. Uno, lui non sa, cioè, almeno io non so di preciso cosa abbia detto Bonaventura all'arbitro. Due, si vedeva che la Fiorentina era molto nervosa, questo bisogna dirlo, quindi magari ha avuto da non segnare. E quindi secondo me ha valutato queste due cose e ha deciso di dare un segnale in negativo per questo alla Fiorentina e di dare il cartellino rosso a Bonaventura che era, se non mi sbaglio, era appena entrato. Quindi secondo me comunque questo è stato un arbitraggio con i controcoglioni, questo bisogna dirlo, quindi per me voto 7, e sapete che io non do quasi mai il voto 7 all'arbitro, però fare una partita così con due squadre che giocano bene a calcio, con uno stadio che davvero sembrava una bolgia per la Fiorentina, anche se comunque c'erano i tifosi del Sassuolo. Però va bene così. Per me l'arbitro ha fatto una buona gara. Fiorentina ha giocato bene, però cioè, abbiamo avuto molto più occasioni noi del Sassuolo, questo bisogna dirlo. Quindi cioè, forse il pareggio, come molti dicono, andava più che bene, però quando te fai il gol, però va in difesa, è come se praticamente ti sei autofatto il gol. Quindi alla fine si era un po' cercato la Fiorentina, perché poi come già detto era cioè io ho visto la Fiorentina tanta nervosa, ma davvero tanto tanto tanto. Quindi cioè, per me voto 5 alla Fiorentina, anche se ha giocato bene, perché non si può giocare con il nervoso in corpo. E questo comunque poi sono i risultati. Comunque, come ho già detto, voto Fiorentina, voto 5. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre e comunque. Forza Sassuolo, sperando di continuare così, che magari il mio sogno proibito magari può diventare realtà. E niente, ci vediamo.